Salvatemi, salve a tutti. Allora, questa volta vi voglio parlare di una serie televisiva e mi inserisco nel dibattito perché questa serie televisiva, lungi dall'essere chiaramente un mio faro nel segnalarvi un qualcosa di imperdibile, è senz'altro una serie che ha un che di importante nel proprio approccio alle tematiche che tratta e soprattutto è decisamente innovativa. Ma la mia voglia di parlarvene nasce soprattutto dalle polemiche che sono sorte in relazione al discorso del fat shaming, ovvero dell'insana ormai prassi di utilizzare le piattaforme quali social, quali le varie piazze di incontro virtuale per aggredire le peculiarità fisiche di una persona. Attenzione in questo caso dell'essere in sovrappeso, in altri casi anche l'essere in sottopeso, sino alle cattiverie destinate a persone anoressiche o con problemi di altro tipo, ma su questa scia, insomma. Io innanzitutto vi dico che la serie Insatiable l'ho conosciuta tramite Les Blue, che è un canale che seguo da un po', da non moltissimo, ma che mi attrae sempre perché le tematiche non mi appartengono spesso, ma amo moltissimo sentire parlare lui, quindi vi invito, Patrick, vi invito a vedere i suoi video, ma soprattutto vi lascio il video in cui lui ha parlato di Insatiable e proprio da lì è sorta la mia curiosità. Inoltre vi lascerò due link del canale di Barbie Xanax che mentre registravo questo video aveva fatto il secondo, ma di cui avevo già visto un primo video che appunto parlava sempre di Insatiable e chiaramente ha fatto una bellissima analisi. Lei si occupa sempre di cinema e di serie TV, insomma, va bene, conoscerete ovviamente, ma voglio segnalarvi in particolare i video in cui lei parla di questa serie perché le analizza a tutto tondo. Però mi voglio inserire in questa scia per dare il punto di vista di una persona un pochino più adulta, non tanto di Patrick, anche se lo sono, ma di Marta, e non per farmi fare leva sull'età come un qualcosa di un quid pluris, perché in questo caso Barbie Xanax è una ragazza molto competente e per gli studi, per gli approfondimenti, ma semplicemente per darvi un punto di vista relativo a che cosa percepisce una persona della mia età e se può essere utile vedere una serie televisiva che chiaramente è destinata, potrebbe essere destinata ad un pubblico molto più giovane. In realtà non credo sia così, anche perché Insatiable, che è la storia di una ragazza, un adolescente che soffre moltissimo per la sua condizione, ovvero di ragazza obesa con un disturbo alimentare alla base,
e che a un certo punto, per un incidente, si sveglia e compare, diciamo, sulle scene è completamente rinnovata, con un fisico perfetto e con una bellezza visibile e importante. Quindi dicevo, potrebbe esserci una affinità con un target più giovane, ma in realtà io credo che sia una serie da vedere su vari livelli, per divertirsi in un certo qual senso, ma anche per rivedere certi stereotipi con una prospettiva nuova e diversa. Innanzitutto, così come affermano Les Blue e così come afferma Barbie Xanax, anch'io sottolineo e sottoscrivo la mia opinione secondo la quale non la loro e la mia opinione secondo la quale non c'è alcun body shaming, non c'è alcuna apologia né della magrezza o della bellezza né della vergogna del punto del body shaming in relazione all'obesità. E andiamo per gradi. Innanzitutto ci si catapulta subito in questo mondo modificato di questa ragazza. Ma mentre lei comincia questa sua nuova vita da bellissima, fa intuire e lascia intendere quanto abbia sofferto e quanto sia stata tiranneggiata nella sua condizione di obesità. Uno, quindi il risvolto psicologico è più che evidente. Ma la cosa che mi ha colpito e che mi sento di aggiungere rispetto alle osservazioni che hanno fatto sia Patrick che Marta, e che vi invito a vedere perché è quindi inutile a un certo punto che mi ripeta rispetto a determinate osservazioni, voglio aggiungerne delle altre, è la sensazione che si ha rispetto al mondo degli adulti, di cui tra l'altro troverete una variegata rappresentazione, si faccia scudo delle problematiche dei più giovani, ma soprattutto ne faccia un proprio punto a favore, facendone banalmente puro business. Ovvero, nel momento in cui Patty, la protagonista, diventa bellissima, inizia a inserirsi nel circuito dei concorsi di bellezza. Ma la cosa che mi ha molto piacevolmente colpita e che forse da un pubblico più giovane non viene percepito fino in fondo è che non è lei chiaramente che spinge fino in fondo, lei è agevolata da una piattaforma di adulti che la inglobano in questi concorsi di bellezza e il suo Pigmalione, il suo mentore, altra cosa che mi ha colpito perché faccio quella professione mi ritrovo nella idiosincrasia che attualmente c'è rispetto a questa figura, ovvero il suo Pigmalione di base è un avvocato, ma per la sua realizzazione, attenzione, non sto dicendo che è bene e male, io vi invito a guardarla per vedere che connotazione se ne dà. Per la sua realizzazione, tenta di avere successo diventando appunto il manager di queste ragazze, nei concorsi di bellezza. Quindi la bellezza che diventa, una
macchina per fare soldi, ma anche per sopperire alle frustrazioni psicologiche e personali che vengono reificate, così come avviene per i disturbi alimentari, che siano essi da un cesso all'altro. Nel momento in cui viene reificata una problematica attraverso l'estrinsecazione e la reificazione del cibo. Un'altra cosa che mi ha molto colpito, veramente ci sarebbe da parlare moltissimo, però non voglio, perché so che poi si perde l'attenzione, e mi fa piacere invece che si punti l'obiettivo, che è il riflettere su queste tematiche. Altro punto particolare e che mi ha molto colpito è che Marta Barbie Xanax dice è un omaggio ai telefilm degli anni 80, e voi ritroverete un nostro Beniamino degli anni 80 proprio come coprotagonista. Ovvero quei film in cui la ragazzina diventava bella, faceva il concorso di bellezza, quindi vinceva. No, qui il concorso di bellezza inizia come percorso e non è l'apoteosi, la vittoria, il dimagrimento non è la vittoria, perché Patty innanzitutto non la fanno diventare anoressica, nel senso che diventa bella, continua ad essere insicura, ed è questo importante, perché in normopeso o in sottopeso l'insicurezza c'è di base, punto. Non è quello il punto, e anche nel momento in cui, lo dico sempre, quando da problemi alimentari quello è l'anoressia, si arriva al normopeso, e lo dirò fino alla fine, non significa essere guariti, non che non si sia un percorso di guarigione, bisogna scoraggiare, ma ci si può ritrovare nell'etichettamento, quindi dire va bene, quindi è tutto a posto, e non continuare un'analisi interiore rispecchiandosi di nuovo e ricadendo nell'errore di ritrovarsi in ciò che ti dicono gli altri. Quindi il percorso è molto più lungo e molto più articolato. Ciò che, lo voglio dire banalmente, ciò che noi rispecchiamo è parte di quello che siamo. E attenzione, andiamoci cauti con le insicurezze delle persone, perché dobbiamo capire che la nostra lingua e i nostri modi di fare sono delle armi, che le subiamo o che le immettiamo nel mondo e le proponiamo agli altri. Quindi dicevo, interessante, perché il concorso di bellezza diventa: uno, non è l'arrivo di niente e di nessuno; due, la fase di altre bassezze; tre, addirittura quelle che potevano essere delle professioni ambite, quale appunto quella dell'avvocato, non lo è più, perché oggi, lo posso dire io, in Italia, che la libera professione sta marcando una grave battuta d'arresto, perché per le difficoltà che il libero mercato determina, per l'abbassamento di qualità etica. E così è, quindi lo rivedo anche negli Stati Uniti, che una professione che appunto prima poteva essere una pregevole, ma non dal punto di vista economico, ma proprio anche dal punto di vista morale, non lo è, quindi tutto si concentra lì. Ma inoltre vengono affrontati temi quali l'omosessualità, la bisessualità. Mi fa molto ridere a un certo punto uno dei personaggi, ritrova la sua essenza. Marta Barbie Xanax dice benissimo quando dice non è che lo diventa, ma lo è, e quindi dà adito ad un'altra parte di sé quel personaggio. C'è una discussione tra no, tu sei omosessuale, no, tu sei bisessuale, no, non esiste la bisessualità, sei omosessuale, ecco. Lo stereotipo nello stereotipo, quando noi sappiamo benissimo che esiste l'omosessualità, la bisessualità e tante altre declinazioni dell'amore. Inoltre si parla di abusi vissuti da piccoli, e si parla
per esempio delle varie forme dell'attività sessuale, sdrammatizzando perché la serie è paradossale. Ecco, avviso enorme, e poi non si dà per vero certi temi che invece sono importantissimi. Non lo si dà per vero perché magari la si beh, guarda così in maniera un po' en passant, e invece deve essere ben contestualizzata. Quindi è una serie paradossale. Per paradossi troveremo anche molta violenza. E il finale mi lascia interdetta perché lì come se ne esce? Io non vi dico niente, ma come se ne esce? Quindi aspettiamo la seconda serie. Allora, per tirare. Insomma, per me è una serie che deve essere vista perché, al contrario di molte polemiche, non si inneggiano la bellezza o tanti altri stereotipi che potrebbero essere rivisti in maniera superficiale, ma temi importanti, quale la non accettazione di se stessi anche quando si è avvenenti oggettivamente, il business che si fa sulle adolescenti, il mondo degli adulti che si avvale delle adolescenti e delle insicurezze delle adolescenti, il mondo degli adulti che riscopre se stesso in nuove vesti, ma c'è anche la scoperta dell'omosessualità da parte di una coetanea di Patty, dell'amica di Patty, che è molto. Quello è un personaggio che mi ha molto commosso sin dall'inizio, veramente molto commosso. Gli abusi, la mamma di Patty, che è una madre assolutamente inconsapevole. E tante altre figure. Quindi io sicuramente invito a vedere questa serie con tutti questi presupposti e spero che qualora l'abbiate vista, qualora la vediate, possiate parlare con me con commenti o così come voi vogliate. Io vi abbraccio, vi ripeto, vi lascio i link di Patrick Les Blue e dei video di Barbie Xanax che analizzano in maniera egregia la serie, e io vi do il mio piccolo contributo. Un abbraccio, a presto.